Altair, pare che i miei allievi non comprendano bene come maneggiare una spada. Potresti dar loro una dimostrazione? Perfetto! Che maestria! E questo, ragazzi, è come dovremmo tutti combattere. L'uomo morto! Avrai da fare? Capisco. È andato fuori di senno. Di grazia, non fatelo più. Ma che succede? Mi avete quasi ucciso. Non farlo mai più. Stava guardando. Sono stato chiaro. Quando vieni scoperto dalle guardie, interrompi la loro linea visiva e nasconditi. Rimani nascosto finché non torni anonimo.
altro. Venite, venite a vedere cosa da offrire. È tutto nuovo e a ottimi prezzi. Solamente migliore di tutta questa carta. Già, devo fare. Muori in fedele. Prendetelo. Che avrebbe travolto qualcuno correndo così. Altair, amico mio, benvenuto. A chi sei venuto a togliere la vita oggi? Si chiama Bulnukud. Che cosa puoi dirmi di lui? Oh, il re dei mercanti di Damasco, l'uomo più ricco della città, molto emozionante, molto pericoloso. Ti invidio, Altair. Beh, non la parte in cui sei stato percosso e privato del rango, ma invidio tutto il resto. Oh, tranne le cose terribili che gli altri assassini dicono di te. Ma sì, a parte quel fallimento e il disprezzo degli altri, sì, a parte quelle cose, ti invidio veramente. Non mi curo di ciò che dicono gli altri. Sono qui per un lavoro. Te lo chiedo di nuovo. Che cosa puoi dirmi del re dei mercanti? Che deve essere una gran brutta persona se Al-Mualim ti ha mandato a incontrarlo. Si tiene appartato, avvolto tra le delizie del distretto nobiliare. Un uomo impegnato, sempre indaffarato. Sono certo che passando del tempo tra i suoi pari apprenderai ciò che devi sapere su di lui. E dove mi suggerisci di iniziare la ricerca? Fossi in te, inizierei con la moschea Umayyade e il souk di Saruja, entrambi a ovest. Ancora più a nord-ovest c'è la cittadella di Salah al-Din. È un punto di ritrovo popolare e nel passato si è rivelata una buona fonte di informazioni. Sì, questi luoghi risponderanno alle tue esigenze. Grazie per le indicazioni, Rafik. Tornerò quando avrò raccolto le informazioni necessarie. Non dovresti stare qui, vattene. Non puoi rimanere qui. Via, maledetto il re Crinti! E la tua armata di Venezia, la Haltin, si vanno. Egli ha trovato la forza di ergersi a difesa della nostra grande civiltà. Non ti ingannare. E per la nostra
L'ultima consegna è fatta. Bene. Fagli anche presente che non è stato facile procurarsi un carico del genere. È solo vino. La fede è volubile. Il tuo libro sacro dice qualcosa in proposito, mi pare, no? Lasciali mangiare e godere per un periodo lusingati dalla speranza. Ben presto sapranno. Non distruggiamo alcuna città senza prima darle una scrittura intelligibile. Cosa vorrebbe dire? Lascia perdere. Torna al lavoro. Come volete. Il re inglese con la sua armata di Lasciatemi andare! Non ho fatto niente! Dicimela! Avrò la tua testa! Dio è dalla mia parte! Siete passato proprio al momento giusto. Ancora poco e mi avrebbero portato via. Cosa? Arrestiti! Non è campo! Diversa scelta! Devi morire! C'è un problema, mi serve il tuo consiglio. Che cosa c'è? Stamane sono andato ad appendere i lumi per la festa. E come mai sei turbato? Ho dimenticato di togliere l'impalcatura. E dov'è rimasta? Proprio fuori dagli alloggi del re dei mercanti, sopra il balcone. E se cadesse, potrebbe ferirlo. Ora è troppo tardi per rimediare. Speriamo solo che non la noti. Potrai pensarci domani. Dio è dalla nostra parte, vecchio. Udarabà! Non
Non fatemi del male, cazzo! Non fatelo scappare! Ci me vuoi nei miei giorni? Credete di essere. Ci metto il cuore infedele! Sta cantando lo fai il cappalal! Vieni che ti cappalo qui da iene! Non c'è cosa, ragazzi! Era l'ultimo. Spero di sì. Però meglio non correre rischi. Tornerò a casa. Non credo neanche che ne uscirò molto presto. Mi avete reso una cortesia, giovane. State certo che non lo dimenticherò. È un assassino in libertà. Che spicciolo! Che cazzo! Hai qualcosa da fare? Come on! Non mi scappare! Non mi sfuggirai! Come on, puoi scappare per sempre! Preparati a morire! Non la batterà liscia! Cosa ci fai? Sparisci! Arrenditi! Non è in campo! Ci me vuoi nei miei giorni?
forza! Salute e pace! Vuoi informazioni sulla città, immagino. Ora non ho tempo. Devo trovare delle bandiere che ci hanno rubato dal nascondiglio nel distretto ricco di Damasco, ma... con questo caldo, le mie gambe non riescono più a reggermi. Ti dispiacerebbe aiutarmi? Torna con le bandiere e io ti aiuterò per quanto mi è possibile. Non dovresti stare qui, vattene. Non c'è carte, Jack. Cosa ci fai? Sparisci. Grazie, il Rafik sarà felice di riavere le bandiere. Forse questa piccola informazione può tornarti utile. Mi è capitato di assistere a uno dei banchetti del re dei mercanti e ho notato che c'è una fontana facilmente scalabile al centro del suo palazzo. Sfrutta ad avere questa informazione. Ora, con tua licenza, prendo congedo. Come on.
Abbi pietà! Sia lode ad Abul Nokud, che ha salvato la nostra città da distruzione certa. Egli ha speso il proprio denaro per sfamarci e vestirci. I suoi uomini alimentano i fuochi che ci scaldano. La sua bontà non ha limiti. Tutto ciò che abbiamo lo dobbiamo a lui. Il re dei mercanti provvede a ognuno di noi. Egli non chiede nulla in cambio. Che la sua generosità sia ad esempio per noi tutti. Dovremmo tutti prenderlo a modello. Come osa? Parlerò. Non ho alcuna intenzione di morire per lui. I suoi soldi non valgono la mia vita. Saggia decisione. Che cosa vuoi? Ho una questione con Re dei Mercanti. Ah, buona fortuna. Di rado lascia le sue stanze. Perché? Ha paura? Non paura. Odio. Odia se stesso, tanto quanto odia il popolo che finge di servire. Si isola nei suoi alloggi personali per la vergogna. Non può restare nascosto per sempre. No. Durante le sue feste esce per tenere un discorso, per guardare il popolo dall'alto. Un senso di appartenenza, immagino, per quanto breve. Che cos'ha da doversi nascondere così? Lo vedrai. Ora fammi andare. Farvi andare? Così potrete dirgli del mio piano. Non dirò niente. No, infatti. Dio è dalla nostra parte, vecchio. Alta codice, Ian! Grazie, ragazzi. Vorrei che i miei figli avessero la metà del vostro coraggio. Farò in modo che sentano questa storia e imparino che cos'è un vero eroe. Sfrutta i vigilanti che hai liberato per bloccare gli inseguitori. Hai qualcosa da dire? Dio lode a
difesa della nostra grande civiltà. Non vi ingannare. Batte su la nostra stessa esistenza che combattiamo. Non puoi rimanere qui. Vorrete spazzarci via dalla faccia della terra. Cosa ci fai? Dobbiamo respingere. Dobbiamo respingere. Sembra una tragedia. Pagherai con la vita. Io dico che questo è un onore. Morire al servizio. Erhalmin Hunter! Osi rubare mia presenza. Io sono la vita. Mi toglierò la vita. Grazie. Troverò il modo di ricambiare questa cortesia, lo giuro. Che Dio abbia pietà di voi. Siate. Questi sono proprio tempi bui. Ah, che tragedia. Sei stato cortese a venire. Servirvi è un onore. Che cosa posso fare? La lettera che ti ho dato va portata all'accampamento di Salah al-Din. Cerca un uomo chiamato Hisham. Potrà essere d'aiuto, ma non farne parola a nessun altro. Nessuno lo saprà. Allora il nostro affare è concluso. Avanzare oltre. Quando contrasti un attacco violento, il nemico... Thank you.
Usa i pugnali da lancio per colpire nemici distanti. C'è qualcosa che vi interessa della mia mercanzia? Ah, siete venuto nel posto giusto. Non c'è mercante migliore di Roma per oggi. Non troverete mercanzia migliore da nessuna altra parte, ve lo assicuro. Vattene subito. Muori infedele. Rubare mia... È stato proprio al momento giusto. Ancora poco e mi avrebbero portato via. Cosa è successo? Buongiorno, amico. Se posso aiutarvi in qualche modo, in qualunque modo... Ha travolto una persona. Avete mai visto qualcuno fare cose non del puoi genere? Rimanere qui. Oh,
Non dovresti stare qui. Vattene. Non puoi stare qui. Vattene. Torna subito indietro. Qualcosa che vi interessa della mia mercanzia. Che uomo strano. Osi rubare in mia presenza. Pagherai con la vita. Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Come osi rubare in mia presenza? Pagherai con la vita. Cosa gli atti alla vita? Anche per te devo fare troppo volte. Ti prenderò. Come si fa? Dio sia lodato, mi avete salvata. Tutta la città saprà del vostro sacrificio. Cos'è successo? E questo cos'è? Muori là! Siete venuto nel posto. Fate largo! Non c'è mercato per il altro io! Che togli! Patetico! Io al capo! Non mi ha muto! Ah!
troverò il modo di ricambiare questa cortesia, lo giuro. Non puoi stare qui. Vattene. Fermo. Non puoi procedere oltre. Non farlo mai più. Sono stato. Come osi rubare i miei? Non vuole aiutare! Ma che hai con la vita? Muori! Dio è dalla mia parte! Non vincerai mai! Ce ne vuole un metodo! Ah!
Dio sia lodato, mi avete salvata. Tutta la città saprà del vostro sacrificio. Qualche guaio. Finirà per farsi male. Quando succederà, non lo aiuterò. La mia famiglia è malata e... Andatevene. No, non capite, non ho niente. Ho esattamente ciò che vi serve. I fuochi della guerra distruggono la terra e migliaia di vite vengono sacrificate in sua difesa. Sembra una tragedia. Ma io dico che questo è un onore! Crediamo! Non c'è nulla di più glorioso! Siamo noi i veri figli di Dio! Per favore, non ho fatto niente! Perché mi fate questo? Fateci soltanto! A morte l'infedele! A morte l'infedele! L'ultimo. Spero di sì. Però meglio non correre rischi. Tornerò a casa. Non credo neanche che ne uscirò molto presto. Mi avete reso una cortesia, giovane. State certo che non lo dimenticherò. Sono proprio nei tempi qui. Egli ci tenta di continuo. Siate forti! Forti come Saladin! E contrastare i nostri nemici con qualunque mezzo! Come osi rubare i miei presenti? Sarai con la vita! Porco eretico! Patetico! Grazie. Grazie. Troverò il modo di ricambiare questa cortesia, lo giuro. Dovunque vadano, ti lasciano dietro una scia di sangue. Dicono che è una... Prego, non me ne andate! Un'altra volta una persona. Altair, amico mio, fratello. Ma quanto tempo! Hai più saputo niente di Ada da quando è partita? No? Che peccato. Un giorno o l'altro la troverai. Ho saputo che sulla testa di Abul Nukud si è posata una piuma. Forse posso aiutarti, ma sono in missione anch'io. Ho 4 tali da eliminare prima di mezzodì. Senti, perché non collaboriamo come ai bei tempi? 2 a te, 2 a me? Sono le guardie del corpo di Abul Nukud. Le vedrai da un istante all'altro. Pochi soldi, vi scongiuro. La mia famiglia è malata e morirà. Avete qualche momento? Va, va.
Signore, vedrai Gori. Qualche spiccio. Ma che lo sono? Qualche spiccio. Solo per oggi ho deciso. Siate cauti, amici. Lo sai, cane ovunque. Guardingo, in attesa. Egli ci tenta di continuo. Siate forti! Forti come salotti! No, non capisco! Non ho niente! Ah, è stato fantastico! Come quella volta ad Aleppo, ti ricordi? Ecco qualcosa che ho trovato sul corpo di una delle guardie del re dei mercanti. Credo che sia una mappa di dove sono appostate. Mi sa che ti farà comodo per la missione. Ah, la prossima volta che sei a Damasco vieni a trovarmi. Lo sai che la mia porta è sempre aperta per te. Salute e pace, amico mio. Pace sia con te, Altair. Come posso aiutarti? Ho fatto quanto chiesto e ha preso tutto sulla mia preda. Allora condividi il tuo sapere. Abul Nukud è corrotto fino al midollo e perciò la gente lo disprezza. Pare abbia sottratto denaro destinato agli abitanti di Damasco e l'abbia speso per sé. Ora ostenta la sua passione per il lusso preparando una grandiosa festa. Guardie e servitori saranno troppo occupati con gli ospiti. Non mi noteranno neppure. Notevole, amico mio. Gli altri dicevano che non avresti scoperto nulla, ma io no. No, io ero sicuro che ce l'avresti fatta e ce l'hai fatta. Rimani qui quanto ti aggrada finché non sarai pronto per cominciare. Avanzamento rapido a un ricordo più recente. Avete mai visto qualcuno fare cose del genere? Sì o no? Vi prego, qualche spiccio! Vi piace? Migliaia di vite vengono sacrificate in sua difesa! Sembra una tragedia! Che ci me vuoi nei miei schiotti? Gelburaya! Per combinare qualche guardia. Torna subito indietro. Benvenuti, benvenuti! Grazie a tutti voi per essere qui con me questa sera. Vi prego, mangiate, bevete, godetevi tutti i piaceri che ho da offrirvi.
Fate con comodo, io attendo. Spero che sia tutto di vostro gradimento. Bene, bene, mi allieta vedervi tutti così felici, già che questi sono tempi bui, amici miei, e dobbiamo godere di tutto questo finché possiamo. La guerra minaccia di consumarci tutti. Salah al-Din combatte valorosamente per ciò in cui crede e voi l'avete sempre sostenuto senza domande. È la vostra generosità che ha permesso alla sua campagna di proseguire. Propongo perciò un brindisi. A voi, miei cari amici, che ci avete portato dove siamo oggi, che possiate ottenere tutto ciò che meritate. Quanta cortesia! Non vi credevo tanto garbati, voi così rapidi a giudicarmi e così crudeli nel fare. Oh, non fingete sorpresa, mi prendete per uno sciocco? Credete che non abbia udito ciò che sussurrate alle mie spalle? Ebbene, sì, e temo di non poter dimenticare. Ma non è per questo che vi ho convocato questa sera, no. Voglio parlarvi di questa guerra e del vostro ruolo in essa. Regalate il vostro denaro in tutta fretta, pur sapendo che provoca migliaia di morti. Non sapete neanche perché combattiamo. Per la santità della Terra Santa, direste, o per l'inclinazione malvagia del nemico. Ma quelle che vi raccontate sono menzogne. No, tutta questa sofferenza nasce dalla paura e dall'odio. Vi infastidisce che siano diversi, come vi infastidisce che lo sia anch'io. Compassione, pietà, tolleranza. Queste parole non significano nulla per voi, e nemmeno per quegli invasori infedeli che hanno razziato la nostra terra in cerca d'oro e di gloria. Perciò io dico basta! Mi sono votato a un'altra causa che darà vita ad un nuovo mondo in cui tutti potranno vivere fianco a fianco in pace. Peccato che nessuno di voi vivrà per vederlo. Uccidete chiunque tenti di fuggire. Riposate ora. Le loro parole non possono più nuocervi. Dimmi, perché hai fatto questo? Avete rubato denaro ai vostri sudditi. L'avete destinato a qualche ignoto proposito. Voglio sapere dov'è finito e perché. Guardami. La mia stessa natura è un affronto alla gente che governavo. E queste nobili vesti riuscivano a malapena a soffocare le loro grida d'odio. Dunque è una questione di vendetta. No, non di vendetta, ma di coscienza. Come potevo finanziare una guerra al servizio dello stesso Dio che mi ritiene un abominio? Se non servite la causa di Salah al-Din, allora quella di chi? Col tempo li conoscerai. Credo anzi che tu l'abbia già fatto. Ma perché nascondersi? E perché questi misfatti? Cos'ha di diverso dal tuo lavoro?
Tu prendi la vita di uomini e donne forte nella convinzione che la loro morte migliorerà la sorte di coloro che rimangono. Un male minore per un bene superiore. Noi siamo simili. No, non lo siamo affatto. Ah, ma te lo leggo negli occhi. Il dubbio. Voi non potete fermarci. Avremo il nostro nuovo mondo. Torna indietro! Sei mio, assassino! Non puoi fuggire! Assassino, fermatelo! Come vuoi la qui vicino. Forti come Talalski! E contrastate i nostri nemici con qualunque mezzo! È giunta voce del tuo successo, Altair. Il regno del terrore di Abul Nukud è al termine. Lieto di sentirlo. Li ha uccisi, gli invitati alla sua festa. Col veleno, uno strumento da codardi. Li incolpava della guerra. Diceva di volervi porre fine. Strano. D'altro canto, il re dei mercanti era noto per essere un po' eccentrico. Forse era solo un sintomo della sua follia. È possibile. Non sembri convinto. Parla con Al-Mualim. Potrà darti una spiegazione migliore. Sì, vedremo cosa ha da dire. Avanzamento rapido a un ricordo più recente.
Usa la visuale d'azione per avere informazioni su ciò che ti circonda. Vieni, Altair. Dammi notizie dei tuoi progressi. Ho fatto quanto mi avete chiesto. Bene, bene. Sento che i tuoi pensieri sono altrove. Apri il tuo cuore. Ogni uomo che mi mandate a uccidere mi rivolge parole criptiche. Ogni volta vengo da voi in cerca di risposte. E ogni volta ottengo solo enigmi. Ma ora basta. Chi sei tu per dire basta? Sono l'artefice degli omicidi. Se volete che continui, per una volta dovrete parlare chiaro. Misura le parole, ragazzo. Non mi piace il tuo tono. E a me non piacciono i vostri raggi. Ti ho offerto l'occasione di riacquistare l'onore perduto. Non perduto, strappato da voi. E poi mi avete mandato a riprenderlo come se fossi un cane da riporto. Pare che dovrò trovare un altro. Peccato, avevi mostrato un grande potenziale. Credo che se ci fosse un altro lo avreste impiegato da tempo. Avete detto che otterrò risposta alla mia domanda quando non avrò più bisogno di chiedere. Quindi non chiedo. Esigo che mi diciate che cosa lega quegli uomini. Ciò che dici è vero. Quegli uomini sono legati da un patto di sangue non dissimile al nostro. Chi sono? Non nobis, domine, non nobis. Templari. Ora capisci la vera influenza di Roberto di Sable. Tutti quegli uomini, governatori di città, comandanti di eserciti. Hanno tutti giurato fedeltà alla sua causa. Il loro operato non va considerato singolarmente, ma nell'insieme. Che cosa vogliono? La conquista. Vogliono la Terra Santa non nel nome di Dio, ma bensì per se stessi. E Riccardo, Salah al-Din. Chiunque si opponga ai Templari verrà eliminato. Sta certo che dispongono dei mezzi per farlo. Allora devono essere fermati. È questo il fine del nostro lavoro, Altair. Per garantirci un futuro libero da cose simili. Perché mi avete nascosto la verità? Perché tu squarciassi il velo da solo. Come in ogni incarico, la conoscenza precede l'azione. Ciò che si apprende da soli è più prezioso di ciò che veniamo a sapere. Tra l'altro, la tua recente condotta non aveva ispirato molta fiducia. Capisco. Altair, la tua missione non è cambiata. Muta solo il contesto nel quale la percepisci. Ora che ne sono consapevole, potrò capire meglio i Templari che restano. C'è qualcos'altro che desideri sapere? Che ne è stato del tesoro che Malik ha recuperato nel Tempio? Roberto sembrava bramoso di riaverlo. Col tempo, Altair, tutto apparirà chiaro. Come hai scoperto il ruolo dei Templari, così sarà per la natura del tesoro. Per ora ti conforti il fatto che non è in mano loro, ma nelle nostre. Se ciò è il vostro volere... Lo è. Hai riacquistato un altro rango. Riprenditi l'arma. Usala per portare onore alla confraternita. Altair, prima che tu vada. Sì? Come sapevi che non ti avrei ucciso? A dire il vero, maestro, non lo sapevo. Ho avuto fede.